La vicenda della piccola Nicole, 5 anni, allontanatasi da casa sua nella frazione di Fonte San Pietro a Sant'Angelo Limosano, in provincia di Campobasso, la sera dello scorso 2 aprile, fortunatamente ritrovata dopo 12 ore nelle campagne a circa 1 chilometro da casa sua. Era rannicchiata tra i rovi in un canalone, ma sana e salva. La fine di un incubo, grazie al lavoro meticoloso, straordinario dell'undicesimo reparto volo della Polizia di Stato di Pescara, che oggi è stato insignito dalla Regione Abruzzo di un riconoscimento istituzionale. Il ricordo di quella giornata è un groviglio di emozioni, no? Sì, le emozioni sono iniziate appunto la mattina, quando il collega del centralino mi ha svegliato alle 4 della mattina insieme al comandante. E appunto mi ha dato questa notizia di questa bambina di 6 anni, che ha l'età appunto di mio figlio, e poi la preparazione della missione, arrivati sul posto, finalmente l'avvistamento di questo puntino rosa, capire che era in vita e riprendere a riportarla alla sua famiglia, è un'emozione unica, unica. Poc'anzi ha detto: abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere, profilo basso, però sappiamo che è stata un'impresa. Ma guardi, non è per un profilo basso, è quello che noi assolutamente dobbiamo svolgere al servizio della cittadinanza, al servizio della collettività. Uno slogan, che poi non è uno slogan, ma è il nostro modo di lavorare, del nostro capo della polizia, è per la gente, tra la gente. Quando avete visto Nicole, immaginiamo tantissime emozioni, tantissimi sentimenti avete provato. Una volta messo in fila tutti i nostri compiti da piloti, specialisti, soccorritori, l'emozione è stata fortissima, una bella, bella emozione. La bimba come ha reagito? La bimba è stato simpaticissimo sentirle dire, quando il soccorritore le ha detto: guarda, ora faremo un giro in elicottero. La bimba ha detto: ah sì, l'ho visto l'aereo passare. Testa, il significato di questo riconoscimento è molto profondo. Riconoscimento profondo, riconoscimento doveroso al reparto volo di Pescara. È vero che il dovere del reparto volo è quotidiano, però io penso che anche gli onori devono essere quotidiani, perché loro salvaguardano quotidianamente per 365 giorni all'anno l'incolumità delle persone. Tra l'altro mettendo in gioco la propria vita. Esattamente, perché è stata un'operazione molto complessa, difficile, mettendo in gioco la propria vita. Io ritengo, da consigliere regionale, che questa cosa debba avere il giusto rilievo.